manca il terzo della banda, che sarebbe Massimo Bosetti. Noi facciamo parte dell'IZA, Laboratorio di Innovazione Tecnologica a Supporto dell'Apprendimento. Lavoriamo in provincia di Trento e cerchiamo di innovare i metodi di apprendimento e di didattica attraverso l'utilizzo di software libero. Sono un insegnante e la prima domanda da deformato professionale è: in sala tutti sappiamo cos'è il software libero, sulle mani, che così siamo tutti d'accordo. Ok? Andiamo avanti. La grande maggioranza, chi non lo sa, che è dal vicino e comincia a chiacchierare come si fa anche con le lezioni di scuola normale. Fregatevi di quello che dirò da qui alla fine. Allora, la nostra esperienza nel mondo del software, il software libero è nato da questi due personaggi, ma visto che lo sappiamo tutti, lo saltiamo brutalmente. Richard Stallman e Linus Torvald. Ecco qui, questa è la cartina d'Italia e sono tutto sommato una parte delle 450 persone che frequentano la nostra mailing list e con le quali stiamo cercando di installare, portare avanti e lavorare sul software libero. Abbiamo cominciato, e anche qui concedetemi giusto un secondo perché mi hanno infilato subito il microfono in mano, ma arrivo velocemente. Eccomi qua, c'è scritto Pordenone, quindi sei per forza è fortunato che c'è in mano, eh? Sei fortunato che il microfono ce l'hai in mano, e quindi? Per il governo non si sa dove. Grazie, sono preoccupato anche per quello, ma quello è un'altra serie in questo momento. Va bene. Pietro, abbiamo cominciato la nostra storia nel 2009-2010, arrivavamo da esperienze diverse, io insegnante, attivista nel mondo del software libero, cercavo già da anni di introdurlo nella scuola, avevo già fatto dei progetti, collaborato a un progetto che si chiama Sode Linux, che è partito da Genova e ha riguardato una parte delle scuole d'Italia, qualcuno lo conosce. Massimo arrivava un po' dall'università, un po' dal Museo di Scienze di Trento. Pietro l'abbiamo trovato al Centro Sociale Bruno, un club, e tutti insieme ci siamo appassionati a una scoperta che ha fatto Johnny Lee Chang, che giustamente tutte le volte bisogna dargli un tributo anche a lui, perché sennò a me piace molto tutte le volte parlare con molta pazienza e cercare di mostrare tutte le persone che hanno contribuito. Johnny Lee Chang è questo signore qui. Nel 2007 pubblica delle ricerche in cui dimostra sostanzialmente che usando un Wiimote che inquadra la proiezione di un PC, di un desktop di un PC e una penna di infrarossi, si riesce a emulare una LIMI. Ci sono molti insegnanti qui, alzino la mano gli insegnanti che così parliamo, eh? Buon, perfetto, allora andiamo avanti. E faccio le domande che so già che rispondete di sì, mi sono informato prima. Allora, emulare una LIM in quel momento nelle scuole italiane cominciava la grande campagna delle LIM, che per noi in provincia di Trento ha voluto dire, invidiateci, una LIM per ogni aula, e siamo vicini al risultato, adesso ne abbiamo una ogni due. Per il resto d'Italia, come lo chiamiamo noi, comunque ha voluto dire tante LIM. 40 milioni di euro in due anni in Italia, 2 milioni nella sola provincia di Trento. Cifre di questo genere, poi non sono vere, tanto chi se ne frega, sono vicine alla verità. Quando abbiamo fatto vedere questa LIM, tutti ci hanno colto a braccia aperte e Pietro, nell'inverno del 2010, ha prodotto la cosa che io ritengo essenziale di tutto questo gioco, che è un'intera distribuzione Linux per far andare una lavagna, che si chiama WildOS. Di fatto, in una di queste chiavette la si infila nel computer, si fa partire il computer da questa penna USB o da un DVD e si ha a disposizione tutto il sistema operativo. Eccolo qui, se lo volete vedere con tutte le finestre chiuse, nel tutto il suo splendore. Eccolo qua, questo è il sistema operativo Windows che ha fatto Pietro. Quindi, tutte le persone di buona volontà possono attrezzarsi di questo sistema operativo più programmi, farli andare sul loro computer attraverso una chiavetta oppure installandoselo, usarlo a scuola, copiarlo, darlo ai ragazzi che vanno a casa che lo possono usare a loro volta legalmente, perché è chiaro che si può fare anche con tutti gli altri sistemi operativi questa cosa, però è illegale. Dopo in Italia il margine, il confine è labile, ma diciamo che questa cosa invece secondo me è importante, perché legalmente quello che ti faccio fare poi lo puoi rifare a casa. Tenete conto che il lavoro di Pietro è molto prezioso, non mi stancherò di dirlo. Questo sistema operativo è adattato anche a funzionare, per esempio, come per allievi con bisogni educativi speciali,
è adattato a funzionare, e ci stiamo lavorando duramente, e adesso vi racconterò come, anche per funzionare per persone non vedenti, ad esempio, o per persone paralizzate, tutto gratuitamente. Quindi, visto che si parlava di governi e di dove bisogna mettersi il microfono, pensate ad esempio a l'affarone economico che fanno alcune aziende, senza citare troppi nomi, una tra tutte la Ericsson, per stare dietro ai ragazzini con DSA. La Ericsson sono i nostri fratelli vicini di casa, però insomma è praticamente una tassa prendere le cose della Ericsson. E tutti hanno tentato di comprare CD per anni in tutte le scuole, c'è stata girata fantasticamente questa cosa. Bambini, non ascoltate, continuate ad ascoltare solo la musica dei nostri figli. Eccoci che torniamo alla presentazione a questo punto. Ah, vi faccio solo vedere, vi presento solo le persone, perché poi alla fine comunque presenterò tutti, per forza, perché tutti abbiamo un nome e un cognome, e nel mondo delle communities, del software libero, della collaborazione e della condivisione del sapere, dobbiamo sapere come ci chiamiamo. Altrimenti siamo come gli altri, e se siamo come gli altri non arriveremo mai da nessuna parte. Io sono il più bello, mi si riconosce subito, Matteo, Massimo di fianco a me, Pietro, Claudio che adesso si occupa d'altro, Stefano Dalfuria che è diventato un grande cantante rock nel frattempo su internet, e Roberto Bondi che sono il gruppo, diciamo, tre bolognesi e tre trentini. Lì c'è Mauro Baldrani che è un altro della prima ora che arriva da Vicenza e che anche lui si è occupato di installare moltissime di queste lavagne. Dicevo, perché nasce Windows S e perché secondo me, secondo Pietro e tutti gli altri vale la pena di portarlo nelle scuole? Perché il software libero è una cosa che obbliga le persone a conoscere, senza esagerare, nessuno deve saper usare, diventare un programmatore informatico, però conoscere lo strumento tecnologico con cui si lavora e che si tenta di far usare ai bambini e agli allievi è importantissimo, Kaiser. Perché se no gli diamo una cosa che poi nessuno sa che come funziona. I miei amici nerd non sorridono troppo perché loro sono troppo cazzoni, esagerano da questo punto di vista, ma in realtà un minimo di consapevolezza nell'utilizzo di strumenti senza imparare il C bisogna averlo. Quindi anche le maestre uno sforzo lo devono fare. Nel momento in cui faranno questo sforzo capiranno che sono entrate nel grande mondo della condivisione, che è un'altra faticaccia boia che abbiamo noi a scuola. Noi a scuola facciamo bellissime cose, poi non le condividiamo mai con nessuno. Perché ci vergogniamo? Perché abbiamo copiato le foto della cresima di Bill Clinton e non osiamo dirlo, perché lui ha delle cose sporchissime durante la cresima, perché insomma non riusciamo nemmeno a uscire da questa cosa. La predichiamo ai nostri ragazzi, ma non la pratichiamo. E loro se ne accorgono e non ci credono a noi. Questa cosa qui, conoscenza e condivisione, creano consapevolezza, creano emancipazione, perché il software libero, oltretutto, vi lascia liberi di arrivare domani e dire basta, mi sono rotto le mani, sti nerd, passo a Windows, me lo compro, alla mia scuola gli faccio spendere tutti i soldi che altro ne abbiamo. Uno può anche farlo, è libero, c'ha persino il codice per andare avanti, che la maggior parte delle persone come me dice poco avere il codice, però insomma qualcuno si può trovare sempre un nipote che alla fine ci mette sulle mani e qualcosa ne fa. Ok, abbiamo avuto la fortuna noi, e anche qui bisogna citare qualcosa, di stare in provincia di Trento, è quella famosa provincia italiana dove scorrono fiumi d'oro, appena sotto quella di Bolzano, e quindi quando siamo andati in assessorato e gli abbiamo detto senti assessora, guarda che figata questa roba qui, lei ha detto va bene ragazzi, vi do qualche soldo. Quindi qualche soldo l'abbiamo avuto per fare questo lavoraccio, e a tutt'oggi siamo sempre in, non lotta, però in relazione forte per tentare di spillarne ancora qualcuno. Non pensiate che da noi è proprio tutto oro per il software libero, perché mentre per il software libero in quest'anno più o meno saranno spesi circa 100.000 euro, per tutto il resto del software che non si sa ne vengono spesi di spese fisse intorno ai 4 milioni di euro, e c'è un grosso progetto che sta venendo avanti che è ancora un po' nebuloso se tratterà di software libero o no, e che ha un finanziamento di circa 2 milioni di euro. Quindi insomma non siamo ancora la maggioranza, siamo però delle persone divertenti. La cosa strana è che costa poco, e la cosa strana è che in qualunque ditta privata, se uno da sé dicesse guardate c'ho LibreOffice, è praticamente, adesso mi si permette il termine, gratuito, in realtà poi dei soldi per lo sviluppo andrebbero sempre messi, ma vai in una ditta privata e dice c'ho una suite per ufficio che fa tutto ed è gratuita, chi è che non la prende? Nel pubblico in Italia, per vari motivi, non è esattamente così. La gratuità non è un valore riconosciuto immediatamente.
Qui devo dire che dobbiamo ringraziare da subito, allora, vabbè, oltre agli amici, l'assessora, il Dipartimento Istruzione che sarebbe il provveditorato, da lui si chiama così perché c'è anche uno in precedente che pensa come cambiare i nomi delle cose che si sa già come si chiamano, ma è importante avere dei nomi diversi, e che ci ha un po' accolto. Marco è Marco Ronchetti, che è il professore all'università, che in buona sostanza ci ospita, è un uomo molto paziente, e sa di avere a che fare con tre anarcoidi, quindi deve fare un po' di attenzione, ma ci sta. E poi Rosetta, Betta, altre persone, Mauro tra tutti, Paolo Mauro, che è un altro che si è mosso. Vi ho mostrato prima il sistema operativo, questa è una versione appena precedente, cambiato il colore, ma una delle cose importanti di questo sistema operativo è che è pensato con degli schedoni, con dei tastoni e delle schedoni, e tutti i programmi in quell'interfaccia si lanciano con un clic solo. Sono le due cose essenziali. Di fatto, se volete, quell'interfaccia lì è stato un po' preso dai vecchi netbook, ma quasi tutto è diventato comodino perché assomiglia molto al telefonino. Perché uno clicca e parte il programma. Questo perché? Perché quando si è alla lavagna e si vuole lavorare alla lavagna, deve cliccare e far andare le cose in fretta. Io insegno in un centro di formazione professionale e la mia scuola è tra la gabbia delle tigri e quella delle foche, quindi bisogna stare attenti a quello che succede in classe. Non è che ho il tempo di vedere se per caso devo andare, devo muovermi e far vedere le cose che voglio fare. Quindi un clic e tasto, perché sono pensate per essere viste dal posto, ok? L'utilizzo alla lavagna di Windows S non è il solo. Io invito tutti quelli che sono qua, soprattutto chi lavora nella scuola, se vuole, a iscriversi alla nostra mailing list, e scoprirà che gli utilizzi di Windows S sono altri mille. Questi sono quelli che colpiscono di più. Nel padiglione 5 al banco del PNLUG, chiunque voglia una dimostrazione pratica più precisa, perché magari è intenzionato a buttare nella propria scuola o per là, passi di lì che lo vedrà funzionare. Allora, dicevo, ci sono secondo me due programmi di forza che sono quelli che colpiscono tutti, che sono Ardesia, che ha fatto ancora Pietro ed è il primo programma fatto Pietro, e Open San Corè, che sostanzialmente, questo messaggio riferito solo agli insegnanti, è come il notebook delle LIM che si hanno normalmente, o la Spire, o il Workspace, o l'Inspire, insomma, è il programma lavagna, quello che tutte le maestre quando arrivano e dicono gli animalini dove sono? Ecco, sono dentro in Open Sacre, e i dadi che girano dove sono? Sono dentro, e per leggere l'orologio è dentro Open Sacre, ci sono tutte quelle cose lì da maestra. Ardesia permette di scrivere, Open Sacre è questo qua, nella versione 2 è stato molto migliorato, è tutto software libero. Il vantaggio, se volete, notevole di Open Sacre è che è multipiattaforma, cioè sono la maestra Carlina, non c'ho voglia di installare Linux subito perché sennò dopo tutte le mie colleghe vengono e mi smontano il computer, Open San Corè va anche su Windows, mettitelo su, faglielo vedere alla maestra, durante l'estate chiami la LEN, viene, ti cambia il sistema operativo, non se ne accorge una mazza di nessuno, smettete di pagare le cose e andate avanti a lavorare tranquillamente. E la maestra Giovannina, che era quella che arriva lì e dice ma io schiacciamo qui se ce n'è le lucine, è contenta lo stesso. Dentro Windows S, grazie al lavoro della mailing list e l'infaticabile lavoro di Pietro e di altre persone, trovano posto altri programmi che secondo me sono essenziali per l'educazione informatica dei ragazzi. GeoGebra per fare matematica è molto conosciuto, ma ci sono JClick e Scratch. Scratch per esempio permette la programmazione ad oggetti attraverso dei fumetti. È essenziale che chi ha voglia di far ragionare i bambini, io insegno matematica, una materia notoriamente sconosciuta alla maggioranza della popolazione mondiale e che non serve una mazza, e chi ha voglia di insegnare i bambini a ragionare, a fare un po' di programmazione, a fare qualcosa, impara ad usare Scratch. Scratch è un gattino, disegna i poligoni, vuole un poligono di 12 lati regolare, lo fa, gli si fa il programmino, il bambino capisce quali sono gli angoli, capisce come si fa a calcolare la somma degli angoli esterni di un poligono regolare, che è sempre, le maestre lo sanno, 360, magari che qualcuno non mi sia un dubbio, e fa il suo programmino che fa il gattino che fa quella roba lì. Quel bambino lì, quella cosa di geometria lì, l'ha imparata per sempre, perché non solo gliel'hanno detta, ma ha anche dovuto costruire il programma che la fa.
uscita interessante e molto paurosa. Questo sistema di programmazione è lo stesso sistema di programmazione usato da un'altra cosa fantastica che è il Meet Up Inventor. Non si spaventano, non è mai stato di nomi difficili, ma è un sito internet che permette, attraverso lo spostamento di quattro blocchetti, di fare dei programmini che vanno sui telefoni cellulari. E così i vostri bambini intelligenti, bravi, belli, fino a quinta elementare, intanto che diventano dei rompi maroni come quelli che ci ho a 14 anni, imparano a programmare il cellulare e non solo a scrivere la morosa per tutta la mattina mentre io gli spiego come manipolarlo. Ok? Se no, i ragazzini nativi digitali vengono su che il telefono, il computer, tutte le altre cose. L'unica cosa che sanno fare è giocare, non sanno fare niente, non imparano niente dai telefoni. Invece i telefoni e la rete sono oro. È vero, c'è il mondo del porno, della pedofilia, ci sono tutti i mondi cattivi della Terra, ma siamo cattivi noi esseri umani, ma c'è anche Wikipedia, ci sono progetti collaborativi, c'è la partecipazione dei ragazzini alla pagina di Wikipedia del proprio paese, cosa che rende i ragazzini partecipi del mondo in cui vivranno. E piantiamo lì di insegnare il mondo che era, sti anni era una cagata, lo sapevano tutti, si mangiava solo patate e si moriva e basta. Va bene, cos'è il software libero? Lo sapete già, Windows ha questa caratteristica e gli informatici gli tremano sempre le mani quando la dico, è sempre un prototipo, il software libero non sarà mai una cosa definita perché è fatto dalla comunità. Quindi è vero, ci si può guadagnare, bisogna dare i soldi allo sviluppo, ci sono delle persone che lo fanno professionalmente, ma la bellezza del software libero è che chi ti costruisce il software poi è una persona disponibile, lui è lì, si tocca in carne ed ossa, gli si può mandare una mail, ma anche ai giapponesi gli si può mandare una mail. Quando ha fatto Ardesia, il manutentore del pacchetto, che è una figura tecnica che comunque è importante, è un giapponese, chi lo sapeva? Questo qua ha preso il software e l'ha messo dentro un'altra distribuzione Debian importante e con lui ha avuto dei rapporti. I pezzi di Windows arrivano dalla Catalogna, Spagna, dalla Francia, arrivano un po' dappertutto nel mondo. La differenza, se volete, importante, non è per dire che noi italiani siamo sempre tonti, però in Francia se uno fa un bel pezzo di software libero per le scuole c'è un ministro di istruzione che dice te che figata, guarda che domani lo distribuiamo tutte le scuole. In Italia no, ecco, non immaginatelo. Noi abbiamo una delle poche assessore di istruzione che fa quel lavoro nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. È un caso rarissimo, è un caso rarissimo di assessore, ma è così. I progetti sperimentali, poi Windows è sperimentare al quadrato, perché non solo abbiamo software fatto in via sperimentale, ma i progetti che facciamo a scuola sono sperimentali. Io ho appena finito di fare un progetto in cui misuro l'altezza dei salti dei ragazzi in palestra con le riprese del cellulare e con un software che permette di tracciare il movimento dell'ombelico dei ragazzi. Quindi abbiamo misurato l'altezza di tutti questi ragazzi, se la sono misurata loro, hanno imparato a usare il computer in una maniera leggermente più intelligente che... e quindi a questo punto possono, volendo, se qualche mio collega, perché i ragazzi ogni tanto questo passo di emancipazione lo fanno, i miei colleghi neanche a calci nel culo, quindi bisogna insomma tirarli un po' avanti, ma se anche loro, o dei colleghi che vogliono, ci sono delle belle esperienze, persone che vogliono, possono utilizzare questi strumenti sempre attraverso software libero, sempre legalmente, sempre scambiandosi le idee che hanno per fare queste cose. Io ho utilizzato HostTracker, solitamente gli insegnanti di fisica lo utilizzano per far andare su e giù il pendolo e misurare le ampiezze del pendolo, i periodi e queste cose qua. Però nessuno vieta di andare a vedere una partita di calcio, far tirare una pallonata e far misurare la velocità del pallone. Ci voleva poco, ci voleva poco capirla, però insomma ecco, bisogna sbattersi un attimo, poi si suda, i bimbi puzzano il casino, però bisogna farla. Progetti grossi, Meta 2.0, Fai 2.0, li sta facendo Massimo, che ricordo ancora, mi dispiace che c'è qui, e stiamo portando nelle scuole ai bambini, fai vedere il classmate che ci fa anche quello, la possibilità di utilizzare Windows su dei piccoli computer touch. In questo momento nella scuola italiana, se il software l'ha fatto sempre Pietro, abbiamo questa possibilità qua. Questo è quello che non lo vendiamo noi non vendiamo niente, non siamo i rappresentanti commerciali di niente, siamo insegnanti e programmatori e ci interessa il software. Però siccome in questo momento si sta combattendo la seconda guerra punica, la prima è stata quella delle LIM e l'abbiamo perduta, nel senso che le LIM sono dappertutto e se uno non si inginocchia alla LIM è finito, e il cooperative learning, ci siamo scordati tutti, questi due anni abbiamo buttato via tutto perché bisognava mettere su le LIM.
ma questi qui sarebbero quelli che secondo noi potrebbero incarnare di più l'aspetto collaborativo dei ragazzini, al di là del tablet, soprattutto dell'iPad che stanno vendendo a motore in tutte le scuole italiane. La Spezia, liceo scientifico, 1440 iPad regalati a tutti gli studenti, uno per studente, per fare cosa? Per andare a casa e leggere e studiarsi il libro. I libri che vengono dati dalle case editrici, che va benissimo, tutti dobbiamo lavorare per Dio, ma così da asini no, cioè è inutile usare tutta questa tecnologia per poi fare una cosa che già facciamo i libri. Forse, lasciamo perdere, qua io penso che al posto di avere 20 ragazzini con 20 iPad in classe, se avessimo 6 di quelli lì messi in rete, fatti un po' bene, facciamo i nostri bei gruppi cooperativi, li gasiamo per fare delle cose e vedrete che i ragazzini reagiscono e noi lavoriamo tutti su questa cosa qui. Certo, il preside della mia scuola non potrà fare il figo e dire ho comprato 50 iPad, ho regalato tutti i boccia, sono tutti contenti come pazzi. No, non può fare il figo perché deve lavorare anche lui. Lavorare è un'altra cosa che ci viene difficile. Qui ho citato anche altri amici, la di Lug, Mauro Valdrani, a Vicenza hanno installato un sacco di Windows e altri amici ancora a Milano, c'è un gruppo molto forte che si sta avviando adesso grazie a Luigi Sciagura, Paolo Mauri, altre persone. Felice Sciagura, il cognome proprio. Sì, Luigi Sciagura, ma però Sciagura è software libero perché permette a tutti un'entrata graduale, non pensiate di dover fare tutto e subito, ognuno faccia quello che è in grado di fare e utilizzi gli strumenti che vuole fare. L'unica cosa che tenga presente è che se utilizza software libero sarà libero lui e renderà liberi le persone a cui insegna. Quindi non me la sento di passare a Linux domani mattina, usa LibreOffice se gli insegni a scrivere qualcosa, perché quello è renderli liberi. E piantala di cercare WordArt, perché si chiama in un altro modo FontWork, ma c'è lo stesso, non farlo e non fissarti se il ministero ti manda le macro dentro quei maledetti file di Excel che non si capisce una mazza e non usa nessuno anche quando fa l'esame di maturità, è vero perché ho fatto il commissario alla maturità. Usa Calc, che va bene lo stesso, fa le stesse cose, è potente uguale. Magari regalagli anche 5 euro alla fondazione che lo fa, che così tiriamo su anche 4 soldi. Rompiamo un'altra separazione. Uno dei progetti che abbiamo in corso, non potrei dirlo a nessuno, ma siamo in trattativa per distribuire il DVD nei negozi della Coop del Trentino. Cioè, mamma, tuo bambino va a scuola, l'anno prossimo devi usare software libero, tieni il DVD. È una barra stratosferica, ma noi ci proviamo perché così... creiamo un po' di confusione, d'altra parte siamo maestri in questa cosa. E uno dei progetti di Massimo, una delle cose che ha tirato fuori Massimo che era importante, era l'avvicinare nonni e ragazzini. La famiglia, oltre che stare dentro le istituzioni, oltre che stracciarci maroni con dei dirigenti che non capiscono una mazza di quello che gli stiamo dicendo, attacchiamo le famiglie, attacchiamo la società in generale, portiamo il software libero fuori dai circolini, fuori dal garage. Il software libero non è, allora, è un bellissimo mondo fatto di persone che gli piacciono smanettare con i saldatori a stagno, l'elettronica, le schede grafiche, i driver e capire cose difficilissime. Ma poi LibreOffice è una suite d'ufficio matura, pronta per essere usata da chiunque, sia dal mio carrozziere che fa solo così su un DOS del 54, sia da chiunque altro, insomma. Lo fa poco il mio carrozziere, non si può dire praticamente, ma di solito passa la finanza a cercarlo e io devo sempre dire no, ho più usato città. Allora, è fatta per tutti, è una cosa da di formazione. Matteo, sul video YouTube ci metto il beep sulla frase? Sì, le cose pesanti mettiamo lì. Non ho fatto il nome. Non uso mai il carrozziere, lo sanno tutti, è una macchina tritata dalla grande. La cosa importante è stare in rete, collegarsi, avere una community di riferimento, essere accoglienti. Nel nostro mondo delle communities del software libero ce ne sono tante, ma noi dobbiamo essere tutti insieme. Noi siamo la community di Wild, non abbiamo neanche un nome preciso in realtà, non ci siamo mai posto problema. C'è un'altra grande community in Italia sulle scuole, si chiama Porte Aperte sul Web, si occupa di siti internet. Ci sono altre distribuzioni, altre esperienze, a Genova c'è stata su Linux. Tutti devono
parlarsi, ragionare, cercare di capire e uscire da questo mondo. Stare dentro una community ogni tanto è un po' una rottura di palle, perché bisogna, si hanno dei tempi in cui bisogna mettersi un po' d'accordo sulle cose che si fanno. Certo, una community non è un partito, visto che qualcuno ha tirato fuori questa cosa, quindi ognuno è anche libero di fare quello che vuole nel rispetto dell'utilizzo del software libero o comunque di principi di condivisione. La cosa comoda è che le community spesso permettono di parlare molto e trovare molte informazioni. Noi, qua per esempio citavo un po' di communities che ci sono tutt'oggi, a me piacciono molto progetti collaborativi come Wikipedia, OpenStreetMap.org per le cartine libere, ma abbiamo anche amici vicini come Impara Digitale, che non sono prettamente focalizzati sul software libero, o Book in Progress, quelli un po' meno focalizzati sulla libertà e la condivisione, ma sono comunque un grosso tentativo anche loro. E poi tutte le distribuzioni Linux che ci sono in mondo. Questa è l'immagine che vi ho fatto vedere prima, e è la carta della distribuzione di WildOS adesso in Italia. In realtà qua ci sono 105-106 utilizzatori. Questa cartina è stata fatta da Paolo Mauri, è un bellissimo sistema ottenuto per fare delle lezioni sulla conoscenza del territorio, si chiama crowdmap.com. Dopo magari ve ne faccio vedere un'applicazione scolastica interessante, appena esco ricordo maestre. Anche questa cartina è anche un po' un trucco, perché quando abbiamo dovuto fare il convegno a Trento a gennaio, io sapevo che parlavamo davanti ai papaveri e allora ho detto tutti mettete il vostro punto sulla carta, anche se siete in fase sperimentale, non conta, ma mettetelo. La nostra carta ha 100 punti e direi che di scuole che utilizzano veramente il software libero siamo sopra le 50 in questo momento. Altri sono sperimentatori, insegnanti, eccetera, eccetera. Una delle funzioni che ha avuto è che ha smesso di farci sentire isolati. Di solito gli insegnanti, lasciamo perdere un attimo software libero, ma gli insegnanti che fanno delle cose divertenti, un po' sperimentali così, la netta sensazione che hanno è che sono da soli. Perché io ho passato la vita a fare cooperative learning, a portare i ragazzi fuori col GPS, a misurare l'altezza di campanili, ed ero l'unico pirla. Ogni tanto mi ritrovo lì d'inverno con sti boccia di prima media intorno, che sono ancora alti, meno dello scalino, e guardando in giro passavo la solita vecchietta, mi prendeva per il culo e andava via. I miei colleghi, io ho insegnato per esempio alla scuola media di Bezzecca, che è sotto il colle di Bezzecca. Sul colle di Bezzecca c'è stata una battaglia garibaldina e poi c'è stato il fronte della prima guerra mondiale. Quindi c'era tutta la storia d'Italia lì fuori. Non sono riuscito a convincere una mia collega di materie letterarie e storiche, ma una sì, da Stefania per un giorno, a uscire dalla scuola e andare a fare lezione sul colle tutta la primavera. Perché era lì che si doveva fare lezione. Hai la fortuna di insegnare lì. Cosa cacchio mi insegni? È vero che i nostri ragazzi non mettono la H davanti alla A per il verbo avere, ma chi se ne frega, intanto andiamo solo a vedere le cose. Con il GPS invece noi abbiamo fatto progetti di cartine libere su OpenStreetMap e i miei ragazzi hanno imparato cos'è la media, come si rileva una strada, insomma, hanno imparato un sacco di cose anche di matematica, non solo di geografia. Tutte queste cose noi le facciamo dentro una lista, e qui non ho riportato, che in questo momento vede la partecipazione di 450 persone, in maggioranza insegnanti. Poi ci sono una buona fetta di programmatori, volontari, genitori, qualche studente. La lista è aperta a tutti, chiunque può entrare, può chiedere, può proporre. Siamo orientati fortemente al software libero, ma non pretendiamo che le persone entrando siano unte dal Signore prima, cioè entrano e cominciano a conoscerlo mentre sono lì. L'importante è entrare e partecipare con un po' di pazienza e di apertura mentale, come in tutte le cose. La lista in questo momento è veramente una community, quindi non è organizzata, non c'è un vero capo. Io e Pietro e Massimo siamo Paolo Mauri e altre sono delle persone di riferimento, diciamo, della lista, perché per più anni siamo stati lì. Ma chiunque può arrivare, è arrivato Andrea Primiani, per esempio, dal Piemonte, e ha subito portato un sacco di cose da fare. Queste sono le importantissime licenze attraverso le quali distribuire il proprio materiale. Questa presentazione riporta là questi login, che sono i login del Creative Commons, che vuol dire che è materiale copiabile, riutilizzabile, insomma. Questa per esempio dice che se la fate vedere dite che l'ho fatta io,
io e Pietro e Massimo, sono un po' ogni tanto, e che se la distribuite dovete permettere agli altri di distribuirla a loro volta. Ogni tanto si toglie la possibilità di commercializzarla. Qui ci sono tutti i ringraziamenti dall'assessore, noi abbiamo un project manager francese, Benjamin Danglois, che doveva essere qua con me oggi, ma ha due bambini molto piccoli, e come solito chi ha i bambini molto piccoli capita che prendano la febbre, facciano queste cose assurde che fanno i bambini, quindi non stare a casa, e se no era qui Massimo e Pietro con me, la dottoressa Ceccato del dipartimento, Ugo, insomma un sacco di persone, Matteo Perini, Rosetta Margoni per esempio va assolutamente citata perché è una maestra che ha finito la quinta quest'anno e ha fatto usare a tutti i suoi studenti un piccolo PC su una distribuzione Linux per 5 anni, quindi è una persona che porta anche molta esperienza dentro la scuola, ok? È quella che ha usato i microscopi, abbiamo recuperato anche dei microscopi, hanno fatto tutti i colori. Ugo a valle all'Università di Ivrea sta mettendo in piedi il corso per insegnanti che vogliono imparare a usare le tecnologie attraverso il software libero. La patente si chiama PADDA. Roberto lavora ai magazzini Arduino a Torino, anche Arduino, mondo fantastico che bisogna andare a esplorare, tutta roba di software libero, e io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione. Ho cercato di essere. Allora, ci prendiamo altri 5 minuti se volete fare delle domande che magari non utilizziamo adesso, ma le portiamo per il talk dalle 2 alle 3, così Pietro, che adesso ci illustrerà più o meno cosa vorrà fare, così durante il pranzo digeriamo tranquillamente, mettiamo in moto il cervello e pensiamo la platea che ci troviamo davanti, se ci sono più insegnanti, se ci sono più nerd, vedo 4 ragazzi là via che magari hanno più voglia di smontare un sistema operativo piuttosto che, eccetera eccetera. Quindi se qualcuno di voi ha piacere di intervenire può farlo in questo momento. Scusate, volevo dire solo due cose per chi non ci sarà oggi pomeriggio, che spero che siano molti pochi. Alcuni due riferimenti, bravissimo Matteo, il wiki, che è lo strumento che usiamo noi come documentazione di progetto, in cui si possono trovare molte cose utili del tipo la lista dei programmi educativi inclusi nella distribuzione, piuttosto che i problemi comuni e come risolverli, ci sono un po' di cose sempre che sono delle magagne su Linux del tipo non riesco a vedere il DVD perché utilizza codex proprietari che non faccio, di informazioni di questo tipo qui. Dopodiché dire solo una parola sul nome. Il nome della distribuzione si chiama Windows, chiaramente viene da Wii, perché il focus della distribuzione è stato inizialmente molto molto orientato alla lavagna fai da te fatta con la Wii. Chi ci sarà oggi pomeriggio sicuramente vedremo più nel dettaglio di cosa si tratta. Altra cosa anche che serve a ricordare anche il nome della mailing list, si chiama Wii Libera la Lavagna ed è, magari fai vedere, ci sei già, perfetto. Invito chi vuole, soprattutto i docenti, ma anche se ci fossero persone interessate agli aspetti tecnici, a iscriversi, perché è veramente il posto costituente di questa distribuzione, nel senso che veramente varia a seconda delle esigenze didattiche e delle persone che ci sono in mailing list. E niente, invito tutti a venire oggi pomeriggio, cerchiamo di capire se dare un taglio, cioè andiamo a scavare dentro cosa c'è nella distribuzione, cercando di, più o meno di focalizzarci su due punti. Primo, gli aspetti tecnici, ma anche gli aspetti didattici. Vediamo un attimo come calibrare, equilibrare le due cose a seconda del pubblico. Niente, se ci sono spunti, eccetera, eccetera, cedo volentieri la parola. Ho fatto la valletta. Qualcuno che voleva